12 km in 1:08. È stato magico. Doccia e colazione. Oggi è l'ultimo giorno prima della partenza. Domani molto probabilmente uscirò dalla città in direzione nord per raggiungere le cascate del Niagara. E qua mi dice che in bici sono 42 ore con 488 miles, che adesso non so quanti cazzo di chilometri siano. Comunque, vedremo poi domani, insomma, non voglio... Infatti questo è l'ultimo video che riesco a caricare con regolarità. L'uscita dei prossimi video dipenderà principalmente dalla connessione internet e dall'elettricità. Però, state tranquilli che farò del mio meglio per pubblicare più video possibili. E quando Simone Alesso dice una cosa, il 99% delle volte non accade. Però stavolta cercherò di... Dunque, visto che oggi appunto è l'ultimo giorno, devo organizzare le ultime cose. Per esempio, non ho ancora una sim... americana. Infatti c'è già Deborah che... Poi avrò bisogno di lavare i miei vestiti. Ho anche bisogno di un kit per cambiare la gomma, perché sì, ho la camera d'aria, però senza i giusti strumenti è un po' difficile. Poi altra cosa che mi manca sono le borse davanti alla bici. Anche se mi hanno consigliato quelli che ieri mi hanno venduto le borse dietro di non caricare troppo davanti, perché poi in discesa non è il massimo. E soprattutto anche quando si gira, cioè mi hanno detto di tenermi leggero. Niente, questi qua non avevano le borse da mettere di fronte, però ho comprato due accessori per cambiare le gomme. Adesso credo proprio che però mi dirigerò verso l'altro negozio che sono andato ieri, dove ho comprato le borse, che secondo me sono molto più attrezzati. Ok, ho trovato la borsa da piantarli davanti alla bici, degli elastici, che non si sa mai, altri 100 dollari. È così, E adesso anche la sim, solo per te, Debbie. E adesso laviamo i vestiti. E adesso che i vestiti sono lavati, li asciughiamo. Non so se raga abbia mai parlato delle magliette che si indossano semplicemente schioccando le dita. Non so se avete visto che design accattivante. E invece non so se vi ho mai parlato delle felpe che si chiudono semplicemente schioccando le dita dell'altra mano. Poi sono fatte di questo materiale biologico che vi farà sentire... lo so che vi piacerebbe averle pure voi, cazzo. Vabbè, solo per questa volta lascerò il link sotto in descrizione dove potrete acquistarle. Solo per questa volta. Stavo tornando nell'ostello e ho visto questo. Sì, dai, volevo ancora avere un ultimo ricordo di questi 5 giorni di follia a New York, anche perché chissà se avrò mai la possibilità di ritornarci. E quindi il miglior ricordo non poteva che essere un tatuaggio.